Salve a tutti, oggi con me Pietro Di Lorenzo, trader indipendente, nonché autore di SOS Trader, oltre che ideatore degli eventi Investing. Allora Pietro, volatilità ovunque, caos, Trump anche ci ha messo del suo per quanto riguarda Wall Street, cosa sta succedendo, se è possibile fare il punto della situazione? Sai, Sani, in 3 minuti è veramente difficile perché ho visto più cose negli ultimi 7 giorni, più eventi, diciamo, stravolgenti negli ultimi 7 giorni che negli ultimi 7 anni, direi. Ti mostro il grafico, ho condiviso lo schermo, almeno ho provato, per darti il quadro, no? La situazione è abbastanza evidente sul FTSE MIB. L'indice dal 20 febbraio è venuto giù a piombo ed è inimmaginabile pensare uno storno di 11.000 punti, invece è successo. Ci siamo sostanzialmente rimangiati il rialzo messo su che abbiamo costruito in anni e anni di trading. In 8 anni ce lo siamo fumati nel giro di meno di un mese. Quindi la situazione è del tutto peculiare, per ovvie ragioni. E quindi il consiglio che mi sento di dare a chi ci ascolta è di utilizzare tecniche del tutto peculiari, nel senso che in un contesto che non ha mai avuto precedenti, utilizzare pattern, strategie o metodi che hanno funzionato nel passato potrebbe non essere così efficace. Quindi ci vuole una grande apertura mentale nel contestualizzare il movimento rispetto a qualcosa che, come dire, nella gaussiana fa parte delle code estreme, no? Quindi comportamenti non fisiologici, e quindi c'è un atteggiamento molto, molto diverso. Qual è l'atteggiamento che consiglio? Un atteggiamento che eviti di innamorarsi dei titoli perché sono scesi tanto. Uno magari adesso vede Enea 6,50 e dice: caspita, la prendo a metà del valore rispetto a un mese fa, e potrebbe essere un affare. Potrebbe esserlo, però se si fa questo tipo di strategia bisogna essere pronti a avere anche delle cartucce di riserva. Quindi ci sta magari iniziare a compricchiare, ma a piccoli passi, e essendo pronti a continuare a acquistare qualora la situazione prosegua a ribasso, e farlo, diciamo, per molto tempo, quindi tante cartucce a disposizione. Questa è la prima strategia. La seconda è invece quella che utilizzo più io, è avere capacità di cavalcare queste onde che ci sono sui mercati. Già la seduta di oggi, e te la faccio vedere qui nell'intraday, evidenzia quanto il mercato si muova in maniera repentina e nervosa: partenza alta, impulso e poi crollo. L'indice ha perso nel giro di 2 ore più di 1.000 punti, e quindi si fa veramente tanto. Adesso stiamo tentando recupero, adesso sono quasi le 13. Quindi su questo tipo di onde, per chi lo sa fare, si può fare qualcosa di interessante, fermo restando che noi trader siamo un po' in difficoltà perché ci sono sia problemi legati allo spread, nel senso che si vedono book denaro lettera che non vedevo da anni, grande spread fra bid e ask, e quindi c'è il rischio di rimanere ingabbiati. E c'è anche un problema tecnologico perché le piattaforme, soprattutto in apertura, fanno un po' fatica a piazzare gli ordini. Quindi anche il trader intraday affronta, insomma, una situazione non facile. Però, insomma, dobbiamo, insomma, superare questo momento. Io lo supero indossando in tutte le mie interviste la maglietta azzurra per spirito, diciamo, patriottico. Penso che ne possiamo venire fuori, però anche così come nella vita di tutti i giorni dobbiamo stringere i denti, anche sui mercati in questa fase c'è da stringere i denti, ma sono certo che dopo questa fase, insomma, tornerà di nuovo la vita normale, e potrebbe essere anche migliore rispetto alla precedente. E a questo punto mi associo anche io alle speranze. Ok, io ti ringrazio per la panoramica e per i suggerimenti operativi. Con te ci risentiamo la settimana prossima. Grazie mille.